Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. È domenica e noi siamo nella nostra casa al mare. Però non l'abbiamo fatta tutta la domenica. Eccoci. Io sono anche in palestra a un certo punto. Che bravo. Adesso è pomeriggio, tardi in realtà. Sì, sono già le 5. Sono le 6 quasi. E la nostra domenica è qui, così. Che poi questo qua. È il momento più bello, secondo relax. Me, per fare piscina. Eh sì, perché il sole è caldo, ma... Ma non rompe le palle. Non è troppo caldo. Non è troppo sole. Si sta abbastanza bene. Adesso vediamo. Comunque, una domenica così è top. Campeggio Bubinis. Non si sa perché Luca ha deciso che deve mettere Babbi sulla poltrona. Babbi ha il terrore dell'acqua, quindi non so perché ha deciso che deve fare sta cosa. Vabbè, ci mettiamo sulla poltroncina. Ma forse se tu ti siedi sulla poltrona e lei sta in braccio a te, potresti convincerla. Guarda, riprendo questa scena solo perché sicuramente succederà qualcosa di super divertente, tipo chihuahua in acqua. Guarda, guarda che faccia perplessa che c'ha. Senti, Babbi, come gli aumenta il cuore. Vieni, Babash, vieni qua. No, gli hai zuppato le chiappe. Baba, ci siamo insieme sul divanino. Sei irrigidita. Sei un po' irrigidita. Vabbè. Mi sembra proprio un chihuahua felice. C'è qualcosa che non va qui. Che c'è, Babi? Vuoi fare una nuotata? Non credo. Non credo proprio. Ora posso tornare sul divano, grazie. Con le chiappe bagnate. Babbi, ci vuoi dire qualcosa? Ci ombra. Babbi, vedi tutto. Ha bagnato le chiappe. Oh, oh. Ecco, così le zampini non si bagnano. Grazie. Questa non esce, manco quando piove. Pensa un po' se si voleva far bagno in piscina oggi. Com'è? È rigida. Si vede che è rigida. Oh, oh, oh. Cos'è? C'è l'acqua? Guarda che si butta, C'ho paura. Via. Vatta asciugare, va. Mo se va a asciugare sul vai, divano. Babi, no? Lo sai che si va a asciugare sul divano, vero? Che fare, ma... No, Babi, no! Ciao! Allora, sto andando ad un colloquio di lavoro. Io sono abbastanza certa che questo sia un colloquio di quelli truffa. Bello. Ok. Vediamo. Però, visto che sono tanti anni che non faccio un colloquio di lavoro, perché... 5 anni che lavoro lì e non è che ho fatto un colloquio per andare a lavorare lì. Poi prima c'avevamo il negozio, quindi prima ancora lavoravo da Marco, perciò sono tanti anni che non faccio un vero e proprio colloquio di lavoro. Perché hai sempre lavorato? Ho sempre lavorato, quindi voglio vedere com'è il mondo del lavoro. Quindi io l'altro giorno ho mandato un po' di curriculum. Questo dall'annuncio sembrava serio, in pratica secondo me è una truffetta, però vado a vedere, magari mi sbaglio e trovo il lavoro dei miei sogni. Dovrebbe essere vendita, cioè non vendita dire, cioè non sai tu che vendita quello che ha detto. Dovrebbe essere una come si dice, una azienda, sì. Quindi è un lavoro di amministrazione in un ufficio per che vende materiale sanitario. Secondo me la mia previsione è porta a porta del materiale. Tra 2 chilometri tieni la destra su R6. Sì. In tutto questo è a Ponte San Giovanni. Ci vediamo. Ci
manca se ti chiedono i soldi. Vediamo, vediamo. Vi saprò dire. Non so se esiste una spiegazione scientifica. Adesso vi racconto anche del colloquio di lavoro brillante. Ma prima metto a posto la spesa, se no si scongelano i gelati. Ci siamo fermati all'Eurospin a prendere. Oh madonna, stava da fuoco a casa. Tutto bene. Ci siamo fermati all'Eurospin a prendere due cose per stasera a cena. Allora, patatine. Comprate Luca queste, giuro. Poi, per stasera ci siamo presi, in realtà la burrata, poi questa stava al 30%, quindi ho preso pure questa per fare, da mangiare con i pomodorini dell'orto e le prese, quindi per non cucinare, perché ieri avevo cucinato troppo caldo, cioè veramente non si può. Poi Luca si è preso le patatine fritte, che adesso vado a mettere subito nel congelatore insieme ai miei amati Luca dei Poveri, il grande ritorno. Luca si è preso questo. Io non so come fa a mangiare sti cosi, nel senso che sono buoni, però secondo me questi sono gelati invernali. Cioè, fa troppo caldo per mangiare un gelato al cioccolato col cioccolato nel cioccolato. Io invece mi sono presa queste. Buone queste, mamma mia. Le pannocchie. Potevo anche non prenderle in realtà, però vabbè. E poi ho preso questi qua per tutta la monnezza e la busta perché non era preventivato di andare a fare la spesa. Metto a posto queste cose e vi racconto del super lavoro. Mi accomodo per raccontare perché... Allora, in cosa consisteva questo lavoro? Boh, non ho capito. Perché questo posto, un po' misterioso, in teoria doveva essere un lavoro di amministrazione, cioè di d'ufficio. In pratica... Era una di quelle cose tipo, no ma tu vieni qua, facciamo già domani, allora perché in pratica era un lavoro d'ufficio per questi nuovi uffici che devono aprire settembre, ottobre, novembre, non si sa, perché questa titolare non c'è che quando aprirà, va bene, quindi dirai vabbè è un lavoro tra un po', no la formazione comincia domani, ma se gli uffici non ce l'avete dove metti a lavorare, scusami Sta formazione comincia domani, se verrai selezionata, sono abbastanza certa che verrò selezionata. Comincia la maglietta della papa. Sì, vabbè, è tipo un gioco a premi. Se verrai selezionata ti chiameremo oggi entro le 6 per venire già domani un'ora e mezza, poi dopo domani un'altra ora e mezza dove faremo con tutti i candidati selezionati un briefing, boh. Sappi che anche se ti candidi per il lavoro in ufficio, tutti qui devono fare tutto, questo è un'attività, è un commerciale, quindi sarà comunque, imparerai anche le attività di vendita. Grazie. Perché, non lo so, va bene. E in pratica, non ho capito, se gli uffici non ce l'avete, quindi la posizione per cui io mi sono candidata non esiste. Perché devo venire a fare la formazione del commerciale già da domani, poi ti chiediamo la disponibilità due volte a settimana, due giorni della settimana dopo... Vabbè, insomma, praticamente dovevo lavorare gratis, perché non si è parlato dei soldi, per un lavoro chiaramente commerciale. Vendevano dispositivi medici? Non lo so, non li ho visti. So per certo che vendevano il caffè, perché quando entri ci stanno le macchinette e il caffè dappertutto. E quindi che c'entrano il caffè e i dispositivi medici nello stesso posto? Non lo so. È sicuramente un'attività di vendita porta a porta, suppongo, al telefono, non lo so. Non lo voglio fare, chiaramente, cioè non è questo quello che voglio fare nella vita, non credo molto in questi lavori di vendita porta a porta, rompe scatole alla gente, perché veramente, cioè, detesto quando mi vengono a rompere le scatole, figurarsi se voglio essere io a 40 anni che vado a rompere scatole alla gente. Non mi piace la poca trasparenza, cioè, tu vuoi che io venga ad imparare a vendere caffè, mi vuoi infiocchettare la cosa dicendo che state aprendo altre sedi? Non è vero, perché se no mi dici ci sentiamo a settembre, quando effettivamente aprirete queste fantomatiche altre sedi. Tra l'altro dei dispositivi medici non me ne ha mai parlato, se non un secondo ha parlato del caffè. E non credo che andrò neanche a fare un secondo briefing, o come cavolo l'ha chiamato. E vabbè. Questo è il mondo del lavoro nel 2024, dove non esistono i lavori normali, a quanto pare. E cioè, vai, lavoro, allora io, tu questo è il lavoro, questo è quanto guadagni, questo è l'orario, ci piaci, non ci piaci, no.
sa, tutti lavori nebulosi che non si sa che lavoro è, che commerciale, ma che vuol dire? Che cos'è? Perché non puoi essere chiaro? Cioè, io non voglio perdere il mio tempo appresso a voi per un lavoro che non si capisce che lavoro è. Cioè, perché se tu mi dici, guarda, il lavoro è vende il caffè, io ti dico subito che non mi interessa, a meno che non sia dentro al negozio. Cioè, io non vado a casa della gente a fargli comprare caffè, a fargli firmare i contratti, tantomeno. Questa cosa vale anche per quelli che lavorano con le energie e queste cose qua. Non è il lavoro per me. Poi, ci sarà qualcuno che lo fa, sicuramente. Io no. Cioè, io no. Quindi, alla prossima puntata di Chiara cerca un lavoro. Per ora non l'ha trovato. Capite che mi è successo? Cioè, stavo facendo la doccia, ero tutta insaponata, mi giro e sul miscelatore della doccia c'era questo. Questo c'era nel miscelatore della doccia. Come? No, ve lo giuro, non so come. Ho preso un asciugamano, ho catturato il mio costume che era appeso insieme a questo coso. E adesso Luca la libera. Ok, Luca sta aprendo. Cioè, guardate quanto è grande. Là perché... guarda che difficile, guarda dove è andata a finire. Ma apri e scappa. Sì. Ma questa mi pizzica. Ma scappa. Eccola, eccola. Non lo so dov'è. No, raga, voi non capite. Cioè, è stata l'esperienza più brutta della mia vita. Perché poi questa cosa era proprio appoggiata sul miscelatore della doccia. Quindi non potevo neanche chiudere l'acqua. Scappata. Scappata? Sì. Io vi giuro, è stata l'esperienza più brutta, la doccia più brutta della mia vita. Cioè, immaginatevi voi quanto io potessi essere terrorizzata da questa situazione. Cioè, ero lì che mi facevo la doccetta bella bella, in pratica sono di nuovo sudata, dovrei rifare una doccia per quanto mi sono spaventata. Tra l'altro saponi ovunque perché io tutta insaponata, l'unica cosa che ho fatto è uscire dalla doccia e chiudere il box doccia. Poi ho ragionato che non è che ho chiuso chissà cosa perché era tutto aperto, quindi se quella se ne andava da là e cominciava a volare per il bagno era peggio. Perciò ho preso coraggio, ho preso l'asciugamano, l'ho spiaccicata, ma non l'ho uccisa. Anche perché secondo me io dovevo sparare per ucciderla, cioè era troppo grossa per ucciderla a mani nude. Quindi ho preso l'asciugamano, l'ho pallottolato e l'ho chiusa fuori dalla finestra con la zanzariera che si apre verso fuori. E quella giustamente non era morta e quindi si è liberata. Adesso gli abbiamo aperto e boh, è andata. Ho fatto un regalo a mio marito da Vinted. Il vabbè, io lo so, regalo, sì, lo sa. Stavolta gliel'ho detto che ero troppo emozionata quando lo trovate. Che non riesce ad aprire. C'è un coltello lì, usa il coltello. Oh, ma già dentro non ci sono. Infatti, anche per questo faremo il video. Così almeno non ci dovessero essere. Ti prego ragazzo, ti prego ragazzo francese, fai sì che hai messo dentro questa roba. Oh, una scatola nella scatola. Oh, c'è il giornale francese, leggiamo. E dai, voglio vedere io. Eh sì. Fammi vedere. Di che giorno è sto giorno? Del 29 giugno. Dai, 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 apri, 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 apri. Giro il ventilatore intanto. Che altro c'è qua? Giornale, giornali, giornali francesi. Dai, apri sta scatola. Intanto dentro casa 32 gradi. La Gazette dell'Espert. Sì, ma usa il coso, no? Questo si apre facile. Ancora non si sa. Ah! Sì, sì, attenzione. Che ansia. E lei? Vai. L'ho trovata! Che bella! Bellissima, raga! E poi? E poi? Oh! E poi c'è lui! Ta-da! Che bello! Oh. Bellissimo! Perché gli mancavano solo quelle due per finire la collezione. E i rei vanno di là. Non so dove. Vabbè, mo gli troviamo un posto.
Belle, eh? Finita! Queste erano introvabili. Introvabili. Fa sbadigliare anche queste. Tutto te fa sbadiglia. Bellissime. Là dentro sta casa ci succedono delle cose veramente. Guarda, guarda! Guarda quanto è grosso! Non vedete quanto è grosso? Tutto a noi succedono. Cioè, non c'è un'altra spiegazione. Non è possibile, no? Cioè, io mi sono svegliata, vengo in salotto per aprire a Matilde, apro la porta a Matilde, stavo andando a farmi il caffè e sul muro vedo schizza quel bestione. E ora non mi scrivete, ma è un tuo amico, mangia le zanzare, ma non ti fa niente. Io con Giacomo dei traietti dentro casa non ci voglio vive, va bene? Va bene? A meno che non contribuisca all'affitto, ok? Visto che non c'ho l'intenzione di pagare, era abusivo, io non ci voglio dentro casa, ok? Vabbè, fatto sta, tutto questo è 7:30 di mattina, eh? No, è 11, 7:30. Sveglio Luca. Quindi Luca viene di qua con tutte le imprecazioni del caso, giustamente. E cominciamo a guardare il punto dove era nascosto, senza capire cosa fare, chiaramente. Quindi eravamo io e Luca in piedi, con Luca che imprecava, guardando sto punto dove era nascosto sto coso. Senza fare niente, perché non sapevamo cosa fare. Chiamiamo Glido. Arriva Glido, smuove sto coso scappa, quindi cerchiamo di indirizzarlo verso le finestre per farlo uscire. Alla fine, dopo urli vari, si infila nella finestra, chiudo la finestra, da fuori gli apro la zanzariera, come ieri che la Vespa. Cioè, è un segno? Vespe, gechi, che sta succedendo nella mia vita? Devo cacciare fuori il male? Che cos'è? Vabbè, fatto sta che mo era in finestra, mo mi pare che non ci sta più, quindi penso che è uscito. Mo dopo richiudo la zanzariera prima che entra un elefante, non so, a sto punto potrebbe entrare qualsiasi cosa da ste porte, ste finestre, sti giorni. Mamma mia. Tutto questo è 7:30 di mattina. Ma anche i matti. Tutto a me ne succedono. Vabbè, niente. Buongiorno. Buongiorno. Ho appena fatto un video con Luca e mo ho aperto questa per vedere com'è quella al cocco che ho preso all'MD e vedemo se è buona. Il profumo è buono. Se è buona ne vado a comprare altre. È buona. Se questa è buona, quella con lo zucchero com'è? Vabbè, non lo vorrò sapere. Male dell'umanità sono i tappi attaccati alle bottiglie, chiaramente. Scusate, mi bussa un cane. Prego. Secondo me se gli metto il campanello imparano pure a suonare il campanello. Vabbè, comunque. È buona. È buona, è un po' acidina forse. Però è fresca. Vabbè, non è male. Qualcun altro la ricomprerei, solo che c'ha i pezzettini, quindi mi devono piacere. Cioè, sono pezzi di cocco, però mi deve piacere perché c'ha i pezzettini, insomma, c'ha i pezzettini che galleggiano. Però non è male. Fresca, una cosa fresca, invece di bere un bicchiere d'acqua, di bere questa che è ricostituente. Comunque, Luca se n'è andato a suonare, abbiamo fatto un video molto divertente, effettivamente, di un pacco perso di Temu, che io muovo sta roba, ma che ce faccio? Tutti sti impicci... Allora, le cose, lo avrete visto, vabbè, ci sono delle cose che, vabbè, non ve lo spoilero perché magari qualcuno l'ha visto. Alcune cose le posso usare e mi potrei anche divertire se fossi capace. Altre cose no. Cioè, per quanto siano inerenti a qualcosa che possediamo in casa, no, che ce faccio? Boh. Vabbè, andranno nella scatola degli oggetti non utilizzati. Però mi diverto a fare sti video, cioè, alla fine è divertente. E poi quelle cose le uso, secondo me le uso. Anzi, quasi quasi mo me ci metto. No, adesso non fa troppo caldo. Magari quando fa meno caldo. Io e Francesca stasera usciamo da sole, senza uomini. Andiamo a Umbria Jazz a vedere un concerto. Ha! Vi ricordate quando qualche clip fa avete visto quella Vespa gigantesca? Stanotte ha deciso di tornare. Stanotte adesso? Stanotte, sono le 2.
Mica notte. Cioè, eravamo sul divano io e Luca e a un certo punto sento... Io ero rilassato, seduto. Sì, proprio tranquillissimi. E lei sente... mi dice, c'è un calabrone sopra di te. E io dico, in che senso? Si sente un rumore talmente forte. Cioè, sembrava che stava atterrando un elicottero. Niente, quel coso ha deciso di tornare, ma non so se era lo stesso o un suo simile, e quindi potrebbe esserci un nido da qualche parte, non ho idea. Ha deciso di tornare e girare qui sopra, così. Però con molto coraggio, mi duole dirvelo, ma abbiamo ucciso. Cioè, non c'era un'altra soluzione, anche perché quel coso se te pizzica, cioè... Ma... Tanto se pizzica a noi, che per carità se famo tanto male, ma se pizzica a Babbi, cioè non so dove lo portà. Quindi niente, è morto. Speriamo che non tornano gli altri a vendicarlo. Vabbè, comunque niente, ho acceso il purificatore d'aria per cercare di levare la puzza di tutte le cose che abbiamo spruzzato, tutto quello che c'era di spruzzabile dentro casa. E però basta, è passata miglior vita. Speriamo che non tornino gli amici. Io non lo so in questo video quante cose ci sono successe con degli animali strani. Non vedo l'ora che finisce questa settimana. Perché, veramente, Jackie, vespe, cosi volanti che non so saranno gli stessi. Però vabbè. Non credo che mi riprenderò mai da sto caldo. Ieri non ho fatto niente. Cioè, ho fatto la spesa all'Eurospin, il video della spesa. Però veramente, cioè... Non si riesce a campare così, stanotte ho dormito malissimo, tra l'altro sul divano, perché Luca non c'è, e quando Luca non c'è dormo sul divano, perché ho paura di dormire con le finestre aperte, quando Luca non c'è, e queste hanno le sbarre, ma sono le uniche con le sbarre, quindi dormo con queste finestre aperte, e quindi niente, ho dormito sul divano con i cani, un caldo ve dico, ma tanto della sarebbe stato peggio. E proprio volevo dire che le albicocche milionarie dell'Eurospin che ho sbagliato a comprare almeno sono buone, molto buone, quindi piccola consolazione per me. Io dichiaro concluso questo Wikivlog dove ne sono successe di tutti i colori, cioè veramente tutti gli animali del mondo, io non ho parole. Comunque ho letto che il calabrone, perché comunque dopo un'attenta analisi credo che fosse un calabrone, non una vespa, anzi senza credo, poi ditemi voi, ma credo che fosse un calabrone, quello della sera era sicuramente il calabrone in casa vuol dire che c'è del male, capito? Tipo dei problemi del male, quindi noi l'abbiamo fatto fuori in teoria. Veramente, guardate, io non ho parole. Comunque, adesso mi mangio qualcosa per cena. Qui ha fatto 7 gocce d'acqua. Ora, l'unica cosa è che si è alzata un po' d'aria, quindi ho pure dovuto chiudere la tenda, sennò mi si strappa. Però fa comunque caldissimo, soprattutto in casa. Mo' ho aperto un po' le finestre, che magari tira un po' di aria, ma non mi pare. Anche perché quelle 4 gocce hanno solo peggiorato la situazione. E basta, dichiaro chiuso questo Wikivlog, che me ne sono successe già abbastanza tra un lavoro truffa. Tra l'altro poi ho letto delle cose su Facebook, su quell'azienda, e era esattamente come dicevo io, assolutamente una truffa, dove ti costringono durante questo corso di formazione a dargli dei nominativi di persone che conosci, in modo che loro possano contattarli per vendergli il caffè. E quindi vabbè, insomma, classiche cose del porta a porta che però ti intortano facendoti credere che in realtà il lavoro è un altro. Orribili queste cose, ma vedremo nelle prossime puntate di Chiara cerca lavoro che cosa potrà succedere. Peggio di questo non credo, ma io ero consapevole, però volevo andare a vedere con i miei occhi e soprattutto raccontarvelo. E quindi da questo Wikivlog è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!